passiamo la parola a Fausto Ferrari, che appunto voi conoscete, i suoi volumi Sentieri di Morfasso e Sentieri escursionistici dell'Alta Val d'Arda sono delle guide, diciamo, indispensabili per scoprire gli angoli più sperduti della nostra vallata. Lo ringraziamo pubblicamente per il suo impegno verso la nostra comunità, perché insomma, diciamo durante l'estate in particolare, ma è un grande accompagnatore sui sentieri della libertà e sentieri della resistenza. L'abbiamo invitato proprio perché dopo, diciamo, la parte storica si vuole valorizzare quello che già c'è sul nostro territorio, quindi i sentieri che sono stati studiati, diciamo, e riportati a valore appunto da mio zio Franco Sorrenti, ma insieme appunto all'aiuto di Fausto Ferrari, di Giuliano Toledi, di Giuseppe Toledi, di Sergio Efosi, insomma un gruppo di amici. Quindi oggi in qualche modo Fausto è qui a raccontare il libro Il Sentiere della Libertà, appunto scritto da mio zio Franco Sorrenti. L'idea era quella che conoscere i sentieri in tempo di guerra significava la salvezza per i partigiani che incappavano nei rastrellamenti nazifascisti. Quindi insomma riportare in vita questi sentieri e portare la gente della nostra zona su questi sentieri è un modo concreto per valorizzare la memoria della resistenza. Quindi gli lascio la parola, grazie. Ma i sentieri della libertà, che la bellezza qual è? Quella, intanto, noi nasciamo come escursionisti, no? Anche se il mio fisico magari è un po' pesantito, ma vi assicuro che di strada ne ho fatte, spero di farne ancora tanta, insieme ai miei amici. Ci ha portato a pensare, oltre a questi sentieri, anche ad altri, perché qui a Bore, proprio a Bore, sono possibili, a dire la verità, sono già segnati altri due sentieri partigiani. Basterebbe solo dargli un avallo, una bacheca ad hoc o qualcosa. Il sentiero A6 dei sentieri di Bore è l'anello di Bellagamba, per esempio, che noi abbiamo intitolato proprio a Franco Sorrenti, perché è lui che l'ha inventato, è lui che l'ha fatto conoscere a quelli della Proloco, e ogni anno noi questo lo facciamo, e qui a Bore viene organizzato dalla Proloco tutti gli anni, e noi tutti gli anni ci andiamo. E ricorda l'episodio di Bellagamba, proprio quando Giovanni lo Slavo si ribellò un po' al comando che aveva dato il generale Alexander di fermarsi d'inverno e di stare fermi, no? In attesa di tempi migliori. No, Giovanni lo Slavo raccolse su, correggimi Franco Sprega se sbaglio, ma è quello che ha scritto Franco, e io lo ripeto, Franco è il nostro comandante, e si ritrovarono a Bellagamba per poi continuare le azioni. E poi a Bellagamba, soprattutto proprio per la presenza dei partigiani, si rifugiarono delle intere famiglie di Bore durante il rastrellamento, perché qui avevano paura, perché qui erano arrivati i tedeschi. Parecchie famiglie di Bore andarono a Bellagamba a rifugiarsi e a stare in attesa di tempi migliori. Quindi quale miglior sentiero partigiano potrebbe essere questo? Che è già fatto. Un altro sentiero partigiano bellissimo, secondo me, dal punto di vista escursionistico ma anche storico, è quello di Pozzolo, che c'è già, di Pozzolo, Piandolo, Pozzolo. Noi ne abbiamo fatto degli anelli e poi cercheremo di fare degli anelli anche gli altri, perché in modo che siano più praticabili. È quello che da Pozzolo va a Piandolo e ritorna, perché, come ha ricordato Franco Sprega prima, a Pozzolo, ecco che io perdo sempre la scritta, a Pozzolo arrivavano i prigionieri scappati dal campo 49 di Fontanellato e sono risaliti sulla Valtolla e soprattutto sullo Stirone Rivarolo, e quindi sono arrivati a Pozzolo, dove famiglie e amiche li hanno accolti, li hanno tenuti, li hanno nascosti in attesa che questi prigionieri potessero andare ad arruolarsi presso la 32esima Brigata Partigiana Montepenna, operante nella vicina Valceno.
Quindi è una storia tutta partigiana che si intreccia tra i vari comuni, le varie province, ma allora esistevano molto meno di adesso, no? Poi l'ha detto il Presidente, l'ha detto anche Franco Sprega, insomma i confini allora erano molto meno forti di adesso, Vernasca, Casali, Villa Casali, l'unico paesino della Val d'Arda che ha davanti il Villa, come ce l'hanno tutti i paesi qui di Bore, no? Qui tutti i paesi di Bore hanno, si chiamano Villa, no? Villa Pereto, Villa Metti, Villa Stutti. E sono confini che non esistevano, no? Coesistono più adesso di prima. E quindi c'era questo grande collegamento. Quindi c'è già la possibilità di altri due o tre sentieri da poter costruire. Noi come PDS, come Associazione per Vecchi Sentieri, siamo disponibili già a farli, solo se noi non cerchiamo niente nessuno, nel senso che noi abbiamo dei nostri fondi e chiediamo l'avallo al Museo della Resistenza, in modo che ci possa dare l'avallo a poterlo fare, ecco, questo noi cercheremo. I cinque sono già fruibili anche con sì. I GPA e i GPS, sì. Quindi ci sono i trattati GPX che il Museo della Resistenza possiede. Un'altra cosa che volle fortemente Franco Sorrenti è che quando decise di pubblicare il suo libro, chiese espressamente che 150 libri andassero in regalo al Museo della Resistenza. Poi noi credo che ne abbiamo dati ancora qualcun altro e qualcun altro lo daremo ancora, questo poi non ha importanza. Comunque il fatto di questi sentieri credo che sia una cosa importante, credo che sia una cosa da coltivare assieme, noi saremo disponibili con il Museo della Resistenza, ho piacere che ne avevate già pensato prima, che ve lo chiedessi io, e niente, io vorrei che faceste ancora un applauso a...